Durante il lockdown abbiamo avuto l'impressione che il mondo si stesse rigenerando, con gli animali che riconquistavano gli spazi a loro prima preclusi, l'aria più pulita e un incredibile silenzio. Non era solamente una nostra impressione. Lo confermano due gruppi di ricerca che hanno confrontato i dati delle emissioni di carbonio nei primi mesi del 2020 con i dati dello stesso periodo del 2019. Commentiamo i risultati insieme a Sandro Fuzzi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR. Bentrovato, dottor Fuzzi. Buongiorno. Entriamo subito nel vivo. Quanto sono diversi i dati del 2020 rispetto a quelli dello scorso anno? Sulla base di quegli studi che menzionavo prima, sono circa dell'8% inferiori le emissioni di CO2, quindi una percentuale significativa, senz'altro. La quasi totalità della CO2 viene emessa dai processi di combustione, siano essi quelli delle centrali per la produzione di energia, siano quelli del traffico veicolare o qualsiasi altro tipo. Questo è ciò che accomuna tutte queste sorgenti. Quindi, senz'altro, a livello globale la produzione di energia è la fonte principale di emissioni di CO2, se ben ricordo, è dell'ordine del 35%. Poi vengono le altre fonti. Le riduzioni più ingenti corrispondono ai paesi che hanno attuato delle politiche più restrittive durante la pandemia? Senz'altro questo è vero, ma c'è anche il fatto che, per esempio, prendiamo la Cina, dove c'è stato un grosso calo delle emissioni. Questo è anche perché la Cina è il principale responsabile delle emissioni di CO2 a livello globale. Circa il 25% della CO2 emessa viene dalla Cina, quindi c'è un doppio fattore. Quei paesi che hanno senz'altro avuto delle restrizioni maggiori, ma anche quei paesi che più ne temono, insomma. Il taglio delle emissioni di questo 2020 è simile a quello richiesto all'accordo di Parigi del 2015. Quindi possiamo dire che, in un certo senso, è stato dimostrato come si possano raggiungere i risultati richiesti per opporsi al riscaldamento globale? Prova senz'altro che è possibile, ma è ovvio che non si può continuare in questa situazione, perché dal punto di vista economico è una situazione che non è sostenibile. Ciò che è necessario è proprio cambiare quelli che sono i paradigmi, quindi senza penalizzare l'economia, ma cambiare innanzitutto le fonti di approvvigionamento dell'energia. Perché se noi vogliamo raggiungere quelli che sono gli obiettivi dell'accordo di Parigi, il che vale a dire che per il 2030 circa le emissioni dovranno diminuire perlomeno del 50% rispetto all'inizio di questo secolo, diciamo, e azzerarsi completamente per il 2050, visto che appunto non è pensabile che si possa fermare l'economia come è stato fatto per ovvi motivi in questo caso. È il modello di sviluppo, il modello industriale che deve essere ripensato. Gli studi includono anche una proiezione sui prossimi mesi e che varia a seconda di quando riprenderanno le attività economiche a pieno regime. Cosa possiamo dire a riguardo? Questa è una situazione che da una parte ha fatto vedere appunto come sia possibile limitare le
le emissioni di CO2, ma d'altra parte, insomma, non è una situazione sostenibile. Quindi l'unica soluzione è appunto un ripensamento innanzitutto delle fonti energetiche, ma più in generale del nostro sistema economico, e non come si sente dire, insomma, in certe sedi, visto che siamo in una situazione economica molto, molto, molto difficile, allentiamo quelli che sono gli obblighi che si erano presi in sede dell'accordo di Parigi. Ecco, questo sarebbe il più grosso errore che l'umanità potrebbe fare.